non accettate i falsi. Esigete sempre live col marchio Lavaland. E ole ole, buonasera, buonasera popolo di Screenward, bentornati a Lavaland. Siamo stati un po' chiusi, avevamo bisogno di un po' di manutenzione qua al parco divertimenti che parla di animazione. Questa sera però non potevamo non essere presenti, perché ne stanno succedendo di tutti i colori. Noi siamo qua questa sera, avrete già visto, per parlare di quello che secondo me, è il fenomeno cinematografico del momento, e volevano farcelo durare un momento, in effetti, ma è piaciuto talmente tanto, ha preso talmente tanto, che ce lo fanno durare un'altra settimana, capite? Il potere del pubblico, il potere di noi fan, il potere di chi ci lavora dietro, e proprio oggi festeggiamo con chi ha lavorato a questo progetto, e poi ve li presento. Ma intanto, ciao chat! Fatevi vedere, fatevi sentire. Vediamo un po'. Il nostro doctor, lui entra già Tony. Salve, tornato poche ore fa dalla visione, film epocale. Ragazzi, ovviamente stiamo parlando di The First Slam Dunk, che lo Slam Dunk ce lo fa in faccia con la nostalgia e con concetti e scene che sono rimaste impresse nei nostri cuori da millennials già da MTV. Film epocale, tecnicamente impeccabile, CGI usata come si deve, che non dà fastidio, e poi ne parleremo anche di questo, perché oggi parliamo dell'animazione, ovviamente, ma andiamo, anzi buonasera, salutiamo tutti, buonasera, buonasera con disagio, sempre ovviamente, andiamo a guardare The First Slam Dunk nel dietro le quinte, e festeggiamo un'operazione che in realtà appunto voleva farcelo durare solo una settimana, ma dura una settimana in più, perché doveva uscire il 10 maggio con una versione originale, ovvero in lingua originale con i sottotitoli, per poi essere portata dall'11 al 17 maggio sul grande schermo doppiata. E è piaciuto talmente tanto che appunto ci sarà un'altra settimana di visioni, e noi oggi qua abbiamo due ragazzi che hanno lavorato appunto al doppiaggio, due doppiatori, ovvero Alessandro Fattori e Federica Simonelli. Io ve li introduco, eccoci qua. Ma ciao, ciao ragazzi, benvenuti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ale, ciao Fede. Ecco qua, adesso non vi dico in realtà chi hanno doppiato, perché me si può intuire. Com'è? Effettivamente. Chi ho doppiato io si può intuire. Si può intuire. Sì. Non ce ne sono molte da qui pescare. Però non si può sbagliare tanto. Parleremo di voi, parleremo del film. Intanto entriamo nel sodo. Raccontatemi dei vostri personaggi e del modo in cui avete ottenuto la parte. Perché a noi piace sempre un po' andare ad analizzare queste cose. Alessandro, comincia tu, raccontaci un po'. Beh, il mio personaggio è il più caotico di tutti, il più divertente penso da doppiare di tutti anche. E in realtà io non sapevo di essere in lizza per lui, e l'ho scoperto poi dopo, andando poi a fare il trailer, e appunto, cioè quando ho scoperto di essere lui, ho detto wow, tanta roba, al che mi hanno detto che è stato proprio il maestro Inoue a scegliere la mia voce, quindi quando me l'hanno detto ho detto ah, ok, bella, cioè nel senso... Il maestro che si occupa anche di scegliere i doppi, cioè quanto è pignolo quello lì, oh? Quanto gli vuole bene la sua creatura più bella, che sceglie pure i doppiatori di tutto il continente. Vabbè, bravo. Pazzesco, bravo. Pazzesco. Infatti non pensavo. E che cosa... avevi già un rapporto di un certo tipo con il personaggio, o l'hai costruito piano piano? No, in realtà no, perché... appunto faccio ammenda chiedendo scusa, perché non conoscevo l'opera, cioè la conoscevo solo di nome, e avevo prima o poi intenzione di iniziarla, infatti
dopo averlo visto, dopo aver visto il film 3 volte l'ho iniziata. Eccolo qua. Non la conoscevo e quando ho scoperto il personaggio, vabbè, lo posso dire? Certo, sì sì. Okay. Perché Anamici, e quando ho scoperto di fare Anamici ho detto ok, andiamo a vedere come veniva fatto ai tempi. Solo che questa cosa è durata poco, perché ho guardato proprio 1 o 2 video, ho detto ok, non voglio costruirmi un'idea sbagliata, voglio costruirmela quando sono in sala, cioè voglio vedere che cosa è successo, anche perché se mi fossi studiato proprio come era stato fatto ai tempi, non avrebbe avuto senso sul film, perché il film ha tutto un altro taglio, quindi ho fatto bene a fare così, cioè proprio ho detto ok, lui lo faceva in quel modo, l'opera a quei tempi lo richiedeva in quel modo, qui è un altro Anamici, cioè proprio un'altra persona, un altro personaggio, quindi l'ho costruito poi in sala, cioè proprio io mi sono guardato 2 scene e ho detto ok, ok, lui è così, perfetto. Cerchiamo di seguirlo il più possibile. La freschezza, il modo in cui dopo anni, perché sono passati 26 anni, da quando appunto è iniziato tutto, è proprio un'altra generazione. E la freschezza con cui si porta al cinema un prodotto di questo tipo, che è nato alla fine negli anni 90, ma che in realtà ancora oggi prende tutti gli spettatori, perché poi parliamone, Federica, tu l'hai visto al cinema? Certo. Sei stata 3 volte come Alessandro? Sì. Come? Sei stata 3 volte come Alessandro? 3 volte no, 1 volta però, ora a maggior ragione, ora che hanno aumentato i giorni di sale, non so più parlare, devo assolutamente tornarci, perché già pensavo, cavolo, però vorrei ritornarci, e adesso è arrivata questa notizia apposta per me. Io e Federica eravamo insieme in sala alla prima. Io non riesco proprio a concepire come abbiano fatto a realizzare un film dove tu stai seduto su una poltrona e alla fine hai sudato e senti tutti i muscoli esattamente come loro. Beh, nel nostro caso abbiamo sudato 2 volte. Perché, esatto, nel panico parlo... Esatto. Io sudavo ogni battuta, dicevo no, questa esce male, no, questa muola, dico male, no, questa... Invece no, poi... Male, no, infatti, come... Gliel'ho detto subito dopo la visione. Parlaci del tuo personaggio. Jacob, già solo per essere l'unica donna in un branco di uomini. Ma che donna, devo dirlo? Cavolo. Allora, già per me è come dire... quota rosa di Slam Dunk, per me la cosa più bella che mi potesse capitare, perché è vero che nel manga il personaggio femminile principale è Haru, ma in questo film, essendo poi non solo incentrato solo sull'ultima, sull'ultima partita, che è battaglia. No, ti fermo qua perché colgo la palla al balzo e facciamo un altro gioco di parole, via! Siamo ragazzi, in forma stasera. Slam Dunk, il potere di Slam Dunk è che possiamo parlare di vere e proprie battaglie su campo, cioè questi sono, non sono, cioè non è l'NBA, non sono, cioè non è Jordan con Shaquille O'Neal, cioè non è quella gente lì, sono degli studenti che giocano nel loro torneo scolastico e basta, eppure cavalieri dello zodiaco, cioè quando loro giocano... La cosa più importante del mondo. Ma la magia qual è? Non so voi, ma la magia qual è? Che il maestro Inoue ci fa sembrare tutto coerente. Cioè, sì, non ti sembra da dire esagerato, come magari ti veniva per Ollie e Benji, no? Che dicevi, madonna, esagerato. Anzi, no, tu sei lì che dici, no. Sì. Ti fa veramente capire quanto è importante per loro e diventa importante anche per te. Che rapporto avevi, Federica, con l'anime o il manga? Li avevi già visti, letti? Allora, l'anime non l'avevo mai visto e mi ero sempre detta prima o poi devo recuperare il manga, perché è uno dei spokon storici, ma anche proprio dei manga storici. E il mio spokon preferito prima di Slam Dunk era Eyeshield 21, tutti mi dicevano bello Eyeshield, ma Slam Dunk gli dà una pista. Ed è vero! Alla fine tutto torna, hai visto? Dovevi per forza passarci. Esatto, e quindi quando anch'io ho scoperto che sarei stata a Ayako, quando sono andata a fare il trailer, e da lì ho detto, bene, questo è il mio momento, devo recuperare Slam Dunk. Ma
Non l'ho finito prima di andare al cinema perché mi sono fermata alla partita contro il Sanno. Questa mi hanno detto in molti che è stata una bella mossa e Sì, l'hanno effettivamente consigliato in tanti. me la sono goduta appieno, veramente come se stessi guardando una vera partita, ma una partita dell'NBA, cioè una partita dove i destini delle persone sono in gioco. Quindi... Esatto, perché Incredibile che diciamolo, hanno no? Poi 16 anni. vediamo Non in chat che importa, cosa non dicono. dimostrano. No, Allora, infatti, no, innanzitutto, tipici noi non sedicenni abbiamo 16 giapponesi. anni. Buonasera a tutti, baschettari belli e brutti. Qua Ecco, solo anche il belli, direi. basket, poi parleremo anche del basket perché c'è da dire. Ma quindi Alessandro ha fattori il suo personaggio. Ragazzi, Covo del il disagio alle nove, cioè. disagio. Io vi saluto, Il ragazzi, è stato un piacere essere disagio. qui. Ciao Ale, ciao, Saluto, grande. ciao. Ciao, ciao. peggio della pressione sul parquet, certo, i doppiatori hanno una grande passione, una grande pressione, dopo parleremo anche di questo. Volevo farvi una domanda un po' specifica appunto riguardo a questa cosa qua. Quando tu ti alleni per diventare quello che vuoi essere, non basta il talento. Cioè, questa è una storia di non basta il talento. Tu vai a vedere Slam Dunk e c'è il perdente di una vita che in realtà non ha mai davvero combattuto per essere quello che voleva essere. E Slam Dunk ti insegna che puoi esserlo. Cioè, è un film che funziona perché in un modo davvero poetico, in un modo davvero genuino, ti mette davanti all'idea che tu ce la puoi fare. E in realtà siamo pieni di queste storie perché le storie in generale funzionano con questo concetto, ma ancora di più qua ho trovato un nesso, non so voi, perché comunque è il vostro lavoro, ho trovato un nesso tra il basket e il doppiaggio, perché il talento non basta. Quindi quanto lavoro c'è dietro il doppiare un film così? Voi probabilmente sarete nati talentuosi con una voce impostata, con... No, non ci si Per nasce. niente, per Esatto. niente. Magari si può avere la fortuna di nascere con una bella voce, ma la bella voce non ti serve a niente se poi non hai tutto il resto. Quindi è tutto studio, tutto lavoro. Poi certo c'è chi è più portato di altri, però secondo me niente che con la giusta, con l'adeguata dose di studio, di fatica, di sudore non si possa raggiungere. Esatto, sono d'accordo. Ma cioè proprio. Io avevo tantissimi problemi all'inizio di dizione, cioè Io appunto non essendo. articolavo, io Vi siete mi sentiti mangiavo le anche voi quindi parole. degli underdog, dei perdenti a un certo punto? Immagino che. Beh, io lo sono E tuttora, non non che è cambi, che. esatto, ogni tanto già continuo a sentirmici, non è che è cambiato così tanto. La Diciamo, voce della ora sono più verità. sicura di me, però diciamo che non comunque quel momento in cui dici, ma sono proprio una sfigata, ce l'hai. C'è Io li qualcosa? continuo, C'è specialmente in qualcosa? questo momento. Perché sei Specialmente in senza questo luce, lo momento. so. Come mai? Che succede, Al? Raccontaci. No, nel senso che appunto volevo andare a lavorare domani perché è una Ah, cosa che ecco. non so che cos'è, volevo sapere cos'era, ma no, il tempo ha deciso Piccolo di particolare, impedirmelo. io e Alessandro siamo entrambi della Romagna, della riente Romagna. Io adesso non sono in Romagna perché sono chiusa in Veneto, perché insomma non si può andare da nessuna parte. E lui invece è ancora lì che sta a Ahimè. capire che cosa deve fare della sua vita perché è tutto allagato. Quindi speriamo che nei prossimi giorni tutto si risolva, così poi È possiamo bello che tornare. fino, cioè fino a casa mia non è ancora arrivato, però mi stanno arrivando messaggi tipo, ah sì, è in un ristorante che è tipo 1 chilometro da casa mia, quindi sta arrivando piano piano, cioè proprio sento la pressione, no? Aiuto. Dell'acqua che sta arrivando. Quindi dai, siamo una distrazione, chat. Distraiamo un po', vediamo che cosa dicono. Intanto loro qua chiacchierano, giustamente, il talento se non riesci a coltivarlo resta inutile, avrai una base solida ma poco sviluppata senza l'allenamento. Sono Il d'accordo. segreto, secondo me, in questi casi è anche la squadra che hai, ovvero il rapporto che si crea all'interno di Slam Dunk è proprio quello ad aiutare effettivamente. Amici.
perché all'inizio lui entra in questa squadra, ricordiamolo, non so se, se voi non lo guardavate l'anime, no, però ai miei tempi, ho letto tutto il manga. Ma esatto. quando io per esempio non ho letto il manga, perché i manga non sono mai stati di mio gusto, preferisco altro, però qualche anime l'ho visto, Slam Dunk di sicuro, anche perché hai una devozione per MTV a un certo punto, no? Era il 2000. È vero, è vero. Quando inizi a guardare Slam Dunk o a leggerlo, capisci che effettivamente parti da un singolo. Poi piano piano diventa tutto proprio un branco. E il talento appunto di Inoue in questo film è proprio aver creato una sorta di binario parallelo alla storia principale, che è appunto la famosissima partita tra lo Shoko e il Sanno, che attendono in tantissimi, perché appunto decreterà il vincitore. Parallelamente a questo ha instaurato appunto un binario che racconta piano piano, a piccole dosi, le vite dei protagonisti. E che tu sia un solitario, che tu sia un po' più espansivo, troverai il personaggio con cui crei più affinità e in qualche modo empatizzerai con la squadra, perché ti sentirai parte della squadra. Avete empatizzato di più con un personaggio in particolare, che magari non era il vostro, nella squadra appunto dello Shoku? Beh, diciamo che in questo film è impossibile non empatizzare con Ryota, che è il protagonista di questo film, che invece nel manga è uno di quelli messi un po' da parte, cioè non si sa molto di lui. Non so se Inoue, quando ha scritto Slam Dunk, avesse già in mente, cioè lui abbia scritto il personaggio di Ryota con questa storia in mente, o abbia deciso di crearla a posteriori, ad hoc per il film, ma dà al personaggio una profondità che prima non aveva, ed è estremamente toccante vedere come è stato salvato da questo sport, e ha reso ancora più potente il messaggio che già nel manga e nel primo anime esiste, su quanto avere una passione ti possa veramente cambiare la vita. Io ho amato tanto un altro personaggio, e si possono fare spoiler o meglio di no? Ma dipende che tipo di spoiler, è uno Vabbè, spoiler. a me è piaciuto molto un personaggio del Sanno, Beh, se parli Lasso. di un personaggio, non Lasso, credo ah beh. che si Sì. possa intendere spoiler. È un Cioè, mi è personaggio. piaciuto anche vedere. Sawakita. Sawakita, a me è piaciuto un casino vedere la Anche sua quella, sì, backstory quella quando. giunta che Guarda che hanno te l'ha beccato messo subito. quando vanno al Bellissimo. tempio e lui prega per un qualcosa, Bellissimo. lì ha Ma dato un altro non si peso. può dire, Non vero? diciamo, non diciamo nel Sì, rimaniamo dettaglio, però. nebulosi, mettiamo Che più hype. peccato. Esatto, così chi ha In visto quanti siete Sanno andati non ha già a vederlo, visto. in quanti no? Fateci capire, No, così visiamo. perché è una cosa la sua. Io forse perché mi manca qualche rotella a me, ma io l'ho capita dopo tipo il secondo o terzo rewatch, la sua cosa, cioè la sua evoluzione, non so come dire. Ma il bello è un po' anche questo delle storie Certo. e dei film che hanno un'altissima riguardabilità. Cioè, Ma questo poi film. ho notato, non sapete quanti dettagli ho notato dopo il secondo o terzo rewatch. Al terzo rewatch ho notato una cosa che non avevo per niente visto i primi due rewatch su Vuol dire Ryota. cosa? Questa operazione, secondo me, della lingua originale più il doppiaggio è intelligente anche da questo punto di vista, perché ti vai a riguardare un film. In realtà, quanto tempo è passato dall'ultima volta che avevate voglia di rivedere un film subito dopo? Non è più facile come una volta. È Adesso vero, è davvero complicato. tantissimo. Io ho sentito la voglia di riguardarlo una seconda volta, proprio Io perché sì. volevo guardare tutto il film consapevole di tutte quelle cose che mi ero appuntata nella mente, che mi erano Certo. piaciute. Sì. Ed è importantissimo. E poi, vorrei farvi questa domanda, che in realtà è un po' provocatoria, ma vediamo se. Secondo voi, perché questo film lo dobbiamo guardare anche in doppiato? Perché l'abbiamo doppiato noi. Grazie. Esatto, no, secondo me perché c'è Al il cinema, godere Alessandra Federica, pienamente appunto. dal punto di vista visivo.
cioè avere un sottotitolo che mi distrae con delle scene d'azioni così, infatti, e soprattutto così veloci, perché in questo film non ci sono i tempi dilatati degli anime spoken, dove un'azione dura 5 minuti perché vi devono far vedere cosa pensa il personaggio, cosa pensa quell'altro, i flashback. Sì, ci sono i flashback, ma non interrompono l'azione. E quindi avere un sottotitolo che devo leggere e perdermi magari anche solo un briciolo di... Infatti io, al di là del fatto che ovviamente sono andata a vederlo doppiato perché ci sono io, ma sarei andata comunque a vederlo doppiato, proprio perché è un film con un'animazione così, con questo tipo di animazione, per questo tipo di racconto, che deve essere visto e non letto. Sì, sei d'accordo, Ale? Assolutamente sì, perché ripeto, questi dettagli che io mi sono visto dopo non li avrei mai visti con i sottotitoli. Cioè, non li ho manco visti alla prima visione. Figurati. Io non li ho visti alla prima visione, quindi figurati. Probabilmente avevo il prosciutto negli occhi e dicevo, oh mio Dio, che figata. Dai, oh mio Dio, sono al cinema, non ci credo, quella è la mia voce. Sì, 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 probabilmente per quello, però sì, ci sono tantissimi dettagli da notare che vanno a riprendere tematiche che ritornano costantemente nel film e sono piccolezze, dettagli che si riesce a beccare, tanta, cioè proprio vanno, sono valori aggiunti, capito? Guarda un po', quello è il bello. Non perché siete voi, attenzione, ma il doppiaggio mi è piaciuto un casino, coinvolge molto di più, secondo me, è fatto benissimo. Io poi poche cose guardo in originale, in giapponese poi ne posso fare. Ecco. Grazie. Il nostro lavoro continua a esistere. Guarda un po', perché io sono dislessico, per me il doppiaggio è una mano nel cielo, perché leggere i sottotitoli è difficile. Certo, ma infatti è una delle cose che dico, che il doppiaggio non verrà mai soppiantato dal sottotitolo, perché c'è chi non può leggere i sottotitoli e non è giusto privare queste persone di godere di un'opera. Poi ognuno fa quello che vuole, preferisce l'originale, il doppiaggio è un tradimento dell'originale, va bene, come ti pare, però è giusto che tutti abbiano le stesse tue possibilità di vedere una cosa. Sì. Sì, sono completamente d'accordo. Vediamo un po'. Ah, sì, beh, sì, qui abbiamo un insider. Avendo un allenatore come Max Di Benedetto, direi che vi ha portato una bella vittoria. Chi è Max Di Benedetto? Diciamolo. Il grandissimo direttore della serie. Esatto, che è un doppiatore storico della Piazza di Milano, una delle voci con cui sicuramente tutti siamo cresciuti, ad esempio Yu-Gi-Oh! Qualcuno l'ha visto? Se non l'avete visto, no, guardatevelo. No. Io sono cresciuto pari Yu-Gi-Oh! Zatchbell. Idem. E oltre a continuare con la sua carriera da doppiatore, fa anche il direttore di doppiaggio ed è un bravissimo direttore di doppiaggio. E ci ha appunto guidato lui nella produzione di questo film. Ciao Max. Max, ti amiamo. Max, ti amiamo tutti. E, vorrei che mi raccontaste un po' una cosa che va oltre il doppiaggio e Slam Dunk, ma che però è molto importante secondo me, è il vostro personale rapporto con lo sport, perché in questo film lo sport è il salvatore di tante persone che in quel momento non stanno combattendo con un esercito per salvare, appunto come dicevamo prima, il mondo. Alla fine salvano se stesse, ma tante volte guardando un anime o leggendo un manga come Slam Dunk veniamo un po' salvati anche noi, perché ci sentiamo parte di un gruppo di persone che alla fine poi ce la fanno davvero. E lo sport qua è appunto è la materia che ti salva. Voi avete un rapporto con lo sport oppure no? Beh, io ho usato lo sport come metodo, cioè sport, tra virgolette, andando in palestra per tanti anni, l'ho usato anche un po' come sfogo quando ne avevo bisogno, insomma. Però poi, cioè, soprattutto all'inizio, è diventata un'attività continua che mi faceva stare bene. Ero arrivato al punto dove se non andavo in palestra ci rimanevo male, mi sentivo proprio male. E quindi sì, da un certo punto di vista in alcuni momenti mi ha salvato, direi. Quindi da sportivo hai riconosciuto questa cosa poi andando a doppiare Slam Dunk? Sì, 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 assolutamente. Ma poi è bellissimo come viene trattato il tema proprio dello sport, della squadra.
Stupendo, una cosa che poi si è riscontrata anche molto nel doppiaggio, secondo me, perché alla fine il doppiaggio è una squadra. Cioè, non è che io ho fatto un amici perché io sono io, capito? Cioè, ho fatto un amici perché è una serie di cose che poi mi ha portato a essere lì e io non l'avrei mai fatto come è venuto poi, se non è grazie alla squadra che ho avuto, a Max, ai Certo. fonici, allo E poi studio. soprattutto non conta, io vado là, faccio bene il mio lavoro, chi se ne frega, devono suonare tutti bene. E infatti questa è poi l'importanza del direttore, che è come un direttore d'orchestra. E quindi cioè, c'è anche la voglia di essere parte di una cosa fatta bene, fatta con attenzione, fatta col cuore, perché non importa se io faccio bene io, se il resto suona male anch'io. E quindi anche questo è un lavoro di squadra. Ha, come dire, momenti alterni, perché non siamo mai, purtroppo, prima si faceva, adesso non si fa più, non siamo quasi mai in sala insieme. Infatti Però mi devo si chiedere questa cerca di cosa qua. lavorare in squadra, però si hanno incisi gli altri quando lo stiamo registrando, e quindi tu ti accordi all'altro che ha già suonato prima di te. Quindi questo film l'avete doppiato singolarmente, cioè registravate il Sì. vostro anello ogni volta da soli? Sì. Io Esatto. però ho assistito agli anelli di Federica. Sì, perché io ero prima di lui. Ah! Ero fuori che Esatto, la perché guardavo. Infatti al cinema poi l'ho detto anche con lei, ogni volta che parlava il suo personaggio dicevo io c'ero quando ha fatto questa battuta. Camilla, qua che sei? Basta! Arrivi che sbraghi, basta! Vorremmo noi, fan, si può dire, una telecamera piccola piccola che riprende tutti i momenti, tutti gli sbagli, gli errori. No, meglio Vogliamo di questa no. roba? Ma sì, invece, è bellissimo. Noi si può intuire anche dai video che ha pubblicato Anime Factory, i video dove appunto noi Sì. abbiamo presentato i nostri personaggi, e ci sono anche degli spezzoni cui noi doppiamo. Dei video esistono, poi non so che fine faranno, non lo so, se verranno mai condivisi, Ale spera di no, Io io non lo spero di so, no. noi monitoreremo per voi, noi di Screen World però monitoreremo ma per io voi sono un e camionista per appena quello. vediamo ve li spammiamo sul profilo. Esistono questi video. Io sono un camionista per quello, cioè appena mi sbaglio partono. Vabbè, ci sta, ma tutti, così ci sentiamo tutti parte della stessa famiglia, non ti preoccupare, perché sia che sbagli al doppiaggio, sia che sbagli appunto nel mio caso a scrivere un pezzo, Ma infatti, cioè, tutti quanti ci sta, sbagliamo, è questo, se no saremmo delle macchine, allora veramente vogliamo dare spazio alle macchine? Non credo proprio, Sì, questo qui è anche molto sul questo è un argomento di pezzo, cui credo che esatto. non abbiate mai parlato nella vostra vita, cioè nessuno vi ha mai chiesto che cosa ne pensate dell'argomento intelligenza artificiale, vero? Dai, Non è lasciamo che l'argomento sono del sciopero di momento. 3 settimane per questo. Tipo, Quindi, a cui meglio voi non immagino pensarci. abbiate partecipato con il baluardo, Con lo scudo esatto, nelle molto mani e la spada fervore, molta nell'altra. rabbia, ma esatto. C'è questa disinformazione sul vostro lavoro. E vi abbiamo voluto qua proprio perché chi è a casa, chi si siede sulla poltrona o chi è al cinema e si siede sulla poltrona, non deve pensare che il doppiatore arriva in sala di doppiaggio e, non so, è il lavoro più facile del mondo, deve dire solo due battute e via. Mi è capitato di fare un corso di doppiaggio. Ragazzi, io volevo morire. È il lavoro più difficile del mondo, ma siete degli ingegneri. Dovete fare 30 cose contemporaneamente su una roba che non avete mai visto prima. Come fate? Sì, Siete bisogna assurdi. avere i riflessi Complimenti. allenati, ma quelli li alleni lavorando poi. Però sì, è vero, hai tantissime cose a cui prestare attenzione, che comunque appunto tu lo vedi là al momento, spesso non sai nemmeno cosa stai andando a fare. Esatto. Vediamo. E devi entrare nel personaggio in un tempo molto più ristretto rispetto a quello che ci ha messo l'attore. E quindi non è facile, è bellissimo, ma facile assolutamente no. Ma poi sai, io penso che ci sia una cosa che dipenda anche un po' da persona a persona. Ad esempio, io sono uno molto istintivo, quindi per me è meglio non sapere le cose prima di entrare. Perché io proprio le vedo e capisco quella cosa lì e spesso e volentieri la capisco come deve essere fatta, no? E per quello che prima dicevo, il discorso su Anamici, che cercavo di guardare meno video possibili,
perché meno ne so, meno idea mi faccio prima di entrare in sala, perché poi entro con un'idea che sicuramente è sbagliata. E è anche per questo che si dice a chi sta studiando, che vuole fare questo mestiere, di non doppiare tanto a casa da solo, perché ti metti delle idee che poi non vanno bene quando sei effettivamente al leggio. È così. Il modo in cui è stato cambiato del tutto il cast dei doppiatori di Slam Dunk poteva in qualche modo influenzare la visione di noi fan che ci siamo abituati all'anime, appunto degli anni 90. Ma ho sentito, correggetemi se sbaglio, chat, tantissimo amore per le nuove voci, proprio perché anche l'animazione era tutta diversa. Era diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati e c'è stata una scelta particolare, è stata proprio la scelta di diversificare l'animazione tradizionale dalla CGI, mettendo la CGI solo nel momento in cui si giocava la partita, tutto il resto è animazione tradizionale. Cosa avete pensato di questa scelta? Secondo voi perché è stata fatta questa scelta? Federica? Probabilmente per rendere al meglio le animazioni della partita, è stato girato in motion capture, come si quello. Quindi, insomma, l'idea della partita è proprio di farci assistere non a una narrazione, non a una finzione, ma a una vera e propria partita. Tu sei in mezzo al campo con i giocatori e secondo me è veramente l'unico modo per ottenere un risultato così era quello. Ale, tu cosa dici? Ti è piaciuto poi questo connubio? Ma tantissimo. Beh, ne vale il fatto che l'ho guardato 3 volte, quindi. No, le azioni della partita sono rese in modo spettacolare, cioè ti sembra di essere lì, è perfetto. E cioè proprio ti prendono. Ma poi, tra l'altro, piccola chicca, alla prima con Federica è venuta pure mia madre. Mia madre Ma ora guarda, di mia madre mamma. guarda, mia madre Bellissimo. guarda solo. Uomini e donne Grande. e soap opere, È ok? completamente Guardava sul una vita, target, quindi non ti c'entra aspettavi niente. che si Sì, annoiasse mi aspettavo che. tipo alla fine del film, ah, cos'è sta palla? O alle azioni della partita faceva gli scatti, no? Le reazioni, Che oh, porca, soddisfazione, è sì, no? E io inevitabile. ero lì che dicevo, sì, le sta piacendo, e infatti le è piaciuto un casino anche a lei. Quindi questo, lo diciamo, è un film per tutti. Cioè non devi per forza aver letto o guardato ciò che è stato fatto No, prima. non per Puoi andare forza, al però cinema. ci Vabbè, sono ti due o tre aiuta, eh. cosine. Ci sono Sì, due o tre diciamo, cosine che non capisci probabilmente se. anche se non l'hai mai visto o letto, è anche difficile tenere un po' conto di tutti i personaggi perché arrivi, hai queste due squadre, però è comunque sceneggiato in modo che tutto quello che deve arrivare ti arrivi. Tant'è che ci sono state diverse modifiche, non sono comparsi personaggi che nel manga comparivano, perché non sono finito di leggere, che nel manga comparivano e che avevano un significato perché erano stati presenti per tutta la durata del manga. Nel film quelle scene, quei personaggi non ci sono perché per un spettatore alla prima visione non avrebbero significato niente, sono stati sostituiti o sistemati in altri modi e quindi veramente sì, magari non coglierai tutto. Ma c'è tutto per capire, hai tutti gli strumenti per capire. Se te lo riguardi due volte, tre poi, hai già tutto quello che devi sapere. Ho visto una domanda qui che in realtà secondo me vi hanno fatto già tanto, però è una domanda che va sempre molto perché siamo curiosi. È più difficile doppiare una persona animata o una persona in carne ed ossa? Chi vuole rispondere? Rispondo Sì. io? Beh, tutte e due, credo, Vai, perché prima tu, magari. poi io. Dai, va bene. Allora, io all'inizio, agli inizi, ti avrei risposto una persona in carne, cioè che è più facile per me una persona animata. No, una persona in carne ed ossa, avrei detto. Perché io sono stato abituato anche nello studiare a fare film, serie TV, eccetera, eccetera. Infatti, i primi anime che ho fatto, facevo molta fatica all'inizio, cioè ci sono delle cose, dei meccanismi che
finché non li impari ti sembra che sto facendo, cioè non sto facendo niente. Poi invece nell'ultimo periodo, avendo fatto praticamente solo anime, mi viene quasi da dire il contrario, perché adesso è un po' che non faccio magari un personaggio di una serie o di un film, e magari quando mi trovo lì sono un attimo disorientato, anche a livello di quanto sostieni con la voce, che è tutta un'altra cosa fare gli umani, diciamo. Quindi al momento ti direi che mi è più facile fare gli anime, al momento, però non si sa mai, ecco. Una volta mi era più facile. Appendice della domanda. Per doppiare una scena, la scena di una partita epica, come quella che possiamo vedere appunto in The First Slam Dunk, corri, fai flessioni, cioè sei davvero affaticato in quel momento o è tutta finzione? Almeno. Ti devi affaticare, corri con loro, non fai le loro stesse azioni, ma se lui salta, tu salti. Sì. Certo, sì, sì. Però per avere quel fiatone, appunto c'è un momento in cui corri per la stanza per avere il fiatone o arrivi col fiatone comunque perché doppiando tutto il... Quella cosa lì te la fanno... io ero in panchina. Facile. Allora, partiamo dal presupposto che penso che sia stato il film con più versi nella storia. Sì. Versi, fiati, eccetera, eccetera. Sì. Per quello me lo sono chiesto, perché ho messo una box sul mio IG oggi pomeriggio con tutte le domande che volevano farvi. E questa domanda qua mi è arrivata tantissimo, dovevo proprio farvela, perché tutti si sono accorti che... E tutti volevano sapere se effettivamente eri veramente affaticato. Allora, all'inizio ovviamente sei normale, sei tranquillo, non è che ti metti a correre in sala, però cerchi di emulare il più possibile i versi dell'azione. Emulando con recitazione tutto quanto, alla fine riesci magari a beccare, poi... C'è da dire che Max i fiati e i versi te li fa rifare finché non sono come le dice lui. Quindi magari ci stai sotto, sullo stesso verso lo rifai 5-6 volte. Finisci per sudare, non perché stai correndo, ma perché stai facendo quel verso. Perché sei lì che dici, ma lo so fare sto mestiere, lo so fare sto verso o no, capito? Perché noi potremmo pensare che il verso è un verso, no? Cioè l'avete fatto occhi chiusi. Invece non si finisce mai a innamorare. No, ma poi andando avanti col film capisci, e infatti certi versi verso la fine li facevo al volo, ma perché... Ero entrato nel mood, e soprattutto penso che questa sia una cosa che a Mosè si è pesata un po', secondo me. Poi, vabbè, Mosè è bravissimo. Il mio personaggio, non vedendosi flashback quasi... È sempre in partita, quindi è sempre scatenato, sempre che si muove, quindi ho dovuto sempre mantenere quel mood. Invece magari Ryota, che si vede tutto il passato e tutto quanto, lì invece doveva cambiare mood. Prima era in partita, poi i versi, poi devi fare il flashback. Se fossi stato il direttore, forse gli avrei fatto fare prima tutta una cosa, poi tutta una. Magari hanno anche fatto così, questo può non essere, lo so, glielo devo chiedere. Ci sarebbe... È difficile uscire, di entrare così immediatamente da, insomma, queste situazioni. Sì, 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 sì. Tu invece, Fede, alla domanda che è stata fatta dal nostro Ruggero prima sul trovi più difficile per te stessa doppiare umani o cartoni animati o film d'animazione? Allora, secondo me è oggettivamente più difficile doppiare un essere umano, perché devi veramente seguire ogni suo movimento per risultare incollato, mentre invece un cartone non si muove quanto, non è espressivo quanto un essere umano. Però per me è più facile doppiare un essere umano, perché avere una partitura precisa di quello che devo fare mi dà più sicurezza, e quindi mi sento più appunto sicura di quello che sto facendo, che se io faccio quello che fa l'attore non posso sbagliare. Esatto. Nel cartone c'è molta più libertà, che da una parte può sembrare più facile, ma in realtà è anche quella una sfida a sé, perché tu alla fine segui una traccia audio, hai un video che però per forza di cose non sarà mai uguale a un attore,
e quindi ci puoi mettere del tuo, anzi ci devi mettere del tuo. E a volte questo mi crea più difficoltà rispetto a dover semplicemente affidarmi all'attore, ma questo perché io sono fatta così, cioè io ho sempre odiato, per dire, le improvvisazioni, no? Perché dico, no, io voglio sapere cosa devo fare, non me lo devo inventare io. E quindi questa è una cosa mia. Quindi entrambe le cose hanno le loro difficoltà. Beh, se non hai mai amato l'improvvisazione, allora sei veramente una maga, perché appunto il viaggio è arrivi lì e vai, fai, aiuto. No, ma il doppiaggio in realtà mi dà una sicurezza incredibile, perché sì, al di là di tutto, anche se anche nel cartone dove non hai tutta l'espressività che è un essere umano, però quella è la battuta, deve iniziare là, finire là con queste pause. Io non mi devo inventare niente. Poi ci devo mettere la mia anima, naturalmente, ma quella non me la devo inventare, quella la devo tirare fuori. Quindi in realtà è proprio la cosa più lontana possibile dall'improvvisazione, me la sono scelta apposta. Poi di avere dei riflessi veramente sì, sempre sì, a mille, però... Abbiamo una domanda gossip, attenzione, per Federica. Team Sendo? Beh, ragazzi, scusate, Team Sendo, ma tutta la vita. Ma certo. Samakita ha avuto un bel ruolo nel film, ma Sendo, cioè, prendimi, sono tua. Sono d'accordo. Ma in realtà ho un po' una cotta per... Se volete chiedermi altre mie crush di Slam Dunk, ci sono, sappiate. È pronta. Beh, ma sono scusa, allora te la faccio io la domanda. La crush... Cioè, la crush di Slam Dunk di Federica Simonelli, chi è? Ci devo pensare, perché ogni volta ero, ma che lo è lui? Ma io credo alla fine, dopo aver pensato, che buono, che figo, schiacciami, Mitsui. Si è sbottonata, Federica, aiuto, Mitsui. Perché? Perché? Vabbè, è il fascino del bad boy redento. Lo so. Volevo arrivare lì, sorella. Quei capelli lunghi. È quello. Quei capelli lunghi. Sì, sono i capelli lunghi. Gli uomini quei maledetti capelli lunghi. Quel maledetto sorriso da bad boy. Qual è il personaggio in cui ti rivedi di più? Guarda, siccome ho letto solo il primo volume, mi viene da dire Anamichi, molto base, molto... Allora siamo andati bene, a posto. Ma perché è bella l'evoluzione che ha lui alla fine, perché parte che è ignorante, vuole fare... È bello che lui parte perché vuole conquistare una e quindi fa tutto quello che può per conquistare lei, no? E un po' mi ci vedo in sta cosa, nel senso, molto impulsivo in questo. Però sì, a me piace un casino l'evoluzione che hai nel corso di tutta l'opera. Il maestro Takehiko è stato furbissimo, perché c'era il suo editore, mannaggina, che non voleva che lui facesse un manga sul basket, perché il basket in Giappone in quel periodo... È vero. Quindi lui ha detto, come faccio? Allora parto piano, l'appoggio piano, parto dall'esterno e gliela vendo come uno che semplicemente si innamora. Si prende per una tipa e vuole in qualche modo conquistarla, e quindi basket. Poi piano piano, con il contagocce si è trasformato tutto in quello che poi adesso valutiamo come appunto uno dei migliori Spokon della storia. Ma domanda, qual è il vostro Spokon preferito? Qual è il vostro anime o manga sullo sport preferito? O a cui siete appassionati? L'ho già citato prima, è Ice Shield. Yeah, secondo me si meriterebbe assolutamente un remake dell'anime. Tu hai una cosa? Io sono impreparato. Perché gli Spokon, devo ammettere che non mi hanno mai preso, se non per Slam Dunk. Questo è il primo che mi ha preso veramente. Ho guardato la prima stagione di Haikyuu e mi ha rotto le palle. No, mi è piaciuto un sacco, ma non come Highfield. Tanti... Federica, vendici il tuo manga, tu parli del manga? Sì, il manga, perché l'anime di Ashfield fa ca. Ecco, vendici il tuo manga preferito, vai, perché dovremmo leggerlo? Perché è la storia di questa pippa atomica che sa fare una sola cosa, correre velocissimo, e viene sgamato da questo quarterback pazzo, ma pazzo, veramente criminale, che ha un libro con cui ricatta tutta la scuola e non solo,
e riesce in qualche modo a intortare sto ragazzino e lo fa diventare insomma, il corridore della sua squadra e piano piano anche lì costruirà una squadra che da super pippe diventano fortissime e continuerà appunto a sfidare squadre sempre più forti. La storia degli Spokon è quella, però qui anche qui delle dinamiche, dei personaggi, la crescita dei personaggi e poi è disegnato da Murata e Murata quando disegna, che è il disegnatore anche di One Punch Man, lui cioè, non hai Bello. bisogno dell'animazione perché te le anima lui, È infatti super l'animazione dinamico, assurdo, ha lui è tolto ad assurdo. Ice Shield e quindi è proprio una cosa anche lì, leggi e li vedi che si muovono. One Punch Sì. Man, tanta roba. Vedi, vedi. Quindi Ale, tu non sei della generazione cresciuta con i classici Ollie e Benji, Mila e Shiro, l'Uomo Tigre, che tu sei No, più sono giovane. fuori da tutto questo, però allora Male. allora io sono entrato nel mondo degli anime con Death Note, quindi Beh, una bella di tutto entrata, direi. rispetto, però un po' tardino. Sì. La fede che non sei. E negli ultimi anni mi sono appassionato molto, specialmente grazie a Berserk, quindi Ah, ho capito, quindi Vabbè, uno a sei caso di hai quel lato citato. lì, ho capito. Quindi più Sono di quel lato lì. Evangelion, più Eh sì. Devilman, sei più Sì. Filosofico, anche io, anche Sì, io. io sono Però filosofica, ma mi adesso sto piacciono anche gli recuperando Spokon. One Piece adesso, quindi figurati. Ah, One Piece, ciao. Ciao, esatto. Ci vediamo tra 30 Divertiti. anni, forse. Sono a metà di quello che è uscito, quindi ciaone. Parlando di, già che stiamo parlando di anime in generale, ovviamente perché in questo caso vi chiederò del doppiaggio, c'è un personaggio della vostra infanzia o adolescenza che adesso vorreste doppiare troppo? Cioè, tornando indietro nel tempo, dici quanto mi sarebbe piaciuto doppiare quel personaggio lì e anche perché? Vorrei sapere anche il motivo. Per me è Vai, Sailor Fede. Moon, perché io ero pazza, Lei. sono tuttora pazza di Sailor Moon, ma una qualunque, vabbè, lei era lei, tutti volevamo essere lei, però le mie poi preferite erano Sailor Venus e Sailor Neptune, quindi una qualunque Sailor Anche tu, sarebbe Sailor stata. Venus, anche la mia, a nessuno piace mai Sailor Ma Venus, come si assolutamente. permettono? No, perché, vabbè, perché è Banni Tarocca, dicono, ma in È vero, realtà non lei è vero, è è la stata lei la prima. prima. Lei, Bunny è il suo bootleg. Comunque, prima ho detto una castroneria, cioè non è che il primo anime che ho guardato è stato Death Note, cioè, perché io da piccolo ovviamente guardavo Dragon Ball, guardavo sempre stato. È che da Death Note in poi ho detto ok, c'è un Il mondo, nel primo anime senso. consapevole è stato Esatto, è il primo Death Note. anime consapevole. Beh, appunto, citando Dragon Ball, io penserei, ecco, a me andrebbe bene qualsiasi personaggio di Dragon Ball, guarda, mi va benissimo, tranne Krillin. Perché quello muore. Sì, Beh, no, manco guarda, Madoka non mi va di morire così di Nozomi. tante volte. Spoiler! Beh, Non è più dai, spoiler. adesso no, è come spoilerare la fine di, non lo so, no, non dico niente. Non dico niente perché poi la chat mi lincia. Guardalo lì, sei perfetta per doppiare Venus. Tadan! Grazie. Facciamo un remake solo per Federica. Esatto, che poi c'è stato un remake di Sailor Moon, ma è stato fatto a Roma, Sì. quindi addio. Non, infatti. Allora, vediamo un pochino se ci sono delle ultime domande, perché abbiamo gli ultimi 5 minuti, quindi chat, buttate fuori domande per Scatenatevi. Alessandro e Federica, perché poi dobbiamo lasciarli andare a cena. Non so se avete già cenato, ragazzi. Ho già cenato. Ho già Hai già cenato. cenato? Io figurati se resisto fino a Di dove quest'ora. sei tu, Fede? Pure Di dove sei tu, Fede? Non si è sentito? No. Senti? Ora si sente, Adesso. ora si Ok, sente. adesso Mi sì, vai. sentite? Sì. Panico. Milano. Ah, Milano, ok. Quindi sì, fai parte di quella fetta dell'Italia che cena prima delle 10. Sì, Tutti, tu, esatto. tutte, tutte e tre in realtà. Tutte e tre. Ok, vediamo. Qui hanno iniziato con i robottoni, qui con i Ci sta Cavalieri anche dello quello. Zodiaco. Sailor Moon e De Noi Artri, è certo. La ripropongo se serve, ma il doppiaggio?
Ma il doppiaggio in linea alla tematica del film sullo sport è anche un po' una sorta di riscatto per voi? Che domanda Infatti. profonda. È una domanda profonda, ma che in realtà mi sento di rispondere di sì, perché per tanto tempo io mi sono sentito, cioè non sapendo cosa fare bene della mia vita e avendo poi trovato il doppiaggio, ho detto io voglio fare questo per il resto della mia vita, non voglio fare altro, quindi mi ci fiondo proprio al 100%, al 1000%, proprio devo fare questo. Io ho avuto anche alcuni amici o persone vicino a me, che, anche se non me l'hanno mai detto, io proprio lo vedevo che mi dicevano: secondo me non ce la fai, secondo me non vai da nessuna parte. E i primi successi, tra virgolette, i primi personaggini, così, per me sono stati proprio una sorta di riscatto. Proprio, vi ho dimostrato che vi sbagliavate. Io ce l'ho. Ci sono riuscito, mi sono fatto il culo, tutti i sacrifici e adesso c'è il risultato. E Spettacolo. quello per me è stata la sorta di riscatto. È vero. Beh, io Bellissimo. invece ero io, come le dicevo, tu non andrai da nessuna parte perché, Tu vabbè, facevi e tutto da quindi sola. facevo tutto da sola. No, ma perché è comunque un mondo difficile e non ingranava mai. Avevo cominciato a fare qualcosina, ma rimaneva sempre quella cosa là e quindi a un certo punto stavo. Mi ero addirittura iscritta a un master, perché ho appunto una laurea in filosofia, che poi a un certo punto vedevo che il doppiaggio non ingranava, e mi ero iscritta a un master perché non ci credevo proprio più. E a metà di quel master ho iniziato a vincere i primi provini per le protagoniste, quindi l'ho pure dovuto mollare e sono stata felicissima di mollarlo. E quindi sì, e adesso essere in un film così importante, wow! Guardate, tra l'altro, prima di fare l'ultima domanda, la banale domanda, ma la domanda che tutti ci aspettiamo, quindi post live, tutti d'accordo che andiamo a bucare le ruote del Sanno? Ma certo, ma Siamo certo. pronti. Dai, Ma Aci, loro, ma loro dai. faccio una domanda, ma loro lo sanno? Loro lo sanno? Oddio, lo capite adesso. Beh, la live finisce Stavo qui. cercando di. Ma non sanno cosa. Ma via. Guardate un po', eccolo qua. Domanda banale da chiusura live. Progetti futuri? Cosa bolle in nella pentola di Non Alessandro si può Federica? dire. Te. No, Al momento lo solo scoprirete. acqua. Solo acqua Ecco, attorno a casa. Questi solo sono i miei acqua. progetti futuri. Sì. Ale, Non quindi annegare. ma il problema è che noi in realtà in Romagna, anzi sulla Riviera, siamo abituati ad avere a che fare con l'acqua, no? Ci sono quei video bellissimi tutti in pedalò in questi giorni. Sì. Però sì, insomma, adesso arrivare in pedalò, dove lavori tu di solito? Più a Milano o a Roma, Alessandro? Milano. Arrivare a Milano in pedalò è un po' lunga, quindi Ah, sì. ci sarebbe. Vabbè, no, io ci ho provato, nel senso, ho provato a chiedere la classica domanda se c'era qualcosa che tipo esce domani e già potete dirlo, ma in realtà, appunto, No, ermetici anche se questi esce ragazzi. domani, non potremmo comunque, a meno che il cast non sia già stato annunciato, e allora non si può dire niente. L'embargone, l'embargone. Vabbè, Esatto. allora domanda così, proprio per chiudere. Cosa vi è piaciuto di più di The First Slam Dunk? Proprio non da lavoratori, ma da fruitori poi alla fine, da persona che si siede sulla poltrona e ne gode insieme agli altri. Tutto. Vero, cioè non si può perché è Cioè, non tutto c'è poi, una cosa, tutto si incastra perfettamente, esatto. più ci penso, più mi viene da dire È no. Cioè. l'emozione che mi ha lasciato alla fine, quando c'è quella Sì. scena in silenzio e tu La scena in prendi silenzio respiro non ha perché non senso da vuoi quanto è bella. disturbare, perché tu sai che se respiri puoi cambiare qualcosa, È proprio questo, così. è bello, è stato bello proprio capire che ogni azione, ogni respiro, ogni passo ti portava verso la fine del film perché ogni secondo di questo film cambiava qualcosa. Cioè era impossibile annoiarsi perché ogni cosa cambiava le carte in tavola. Splendido. E proprio nei momenti che duravano così,
si nascondeva il senso poi del film. Bellissimo. Poi mi è successa una cosa strana, perché la prima visione per me è durata tantissimo, perché io ascoltavo il doppiaggio, no? Sentivo le mie Certo. battute, quindi ero lì concentratissimo e mi è durato 2 ore il film, ok? Come dura normalmente. Alla seconda visione, che ci sono andato a cuor leggero, mi è durato Eh mezz'ora, sì, tipo. anch'io sono Mezz'ora convinta, è anche a me è finito, ho durato detto. 2 ore, Ma perché mi dice. dicevo, quando è che arriva quella scena là? Perché quella, io probabilmente le scene che avevo doppiato, che avevo già visto, dicevo, ma ancora non è arrivata? E quindi lo dilatava, oltre, vabbè, chiaramente a essere dentro con loro, però avendoci lavorato hai già, no, un'idea di quello che andrai a vedere. E La anzi, io mi mia ritengo fortunata frase. che Ayako stesse in panchina, perché almeno la partita me la sono goduta, ma alla stragrande, però avevo... Sono certa che se andassi a rivederlo, cosa che farò, volerà. Volerà perché è proprio la Io mi sono relatività, esatto. girata dopo aver visto la frase che ho detto è: ma è durato 10 minuti. Sì. È durato 10 minuti. Bello. Questo, ragazzi, è il cinema e in barba a tutti quelli che film d'animazione li schifano, perché in realtà i film d'animazione non sono, diciamo una volta per tutte, non sono prodotti per bambini, ma è arte Sì, no, pura allo stato esatto. puro, L'animazione è artistiche. solo un media attraverso cui raccontare una storia, non Esatto, definisce il come genere. dice Del Toro ultimamente, che anzi ultimamente è da un po' che poi lo guardo e Esatto. diciamolo, è da un po' che l'animazione ci sta regalando davvero delle gioie. Il 2 giugno esce Spider-Man e aiuto, oddio, c'è Meraviglia. un prima e un dopo Spider-Man. È vero, è Esatto. vero. E, quindi sì, andiamo tutti a vedere al cinema, visto che ce l'hanno prolungato The First Slam Dunk, perché ne va assolutamente la Assolutamente, se pena. l'avete già visto, rivedetelo perché notate altre cose. E se Ma l'avete già meno visto, male, rivedetelo meno male. un'altra volta. Sì, ma meno male che io Dai. mi sa che mi vado a fare il quarto rewatch tutta la vita. Andiamo insieme. Andiamo. Andiamo, ragazzi, Se andiamo tutti a. riesco a uscire dalla Romagna, andiamo. Vero, esatto. Andiamo tutti a vedere almeno una volta o a rivedere The First Slam Dunk. E poi vi aspetto nei commenti, perché questa live sarà salvata anche sulla piattaforma quella rossa, non solo quella viola. Vi aspetto nei commenti per commentare insieme il film. Noi salutiamo Alessandro e Federica che sono stati gentilissimi. Ciao, Grazie ragazzi, grazie per grazie a aver voi, condiviso con noi grazie a te, è stato un piacere. curiosità, ma anche opinioni, anche pareri da fan e da lavoratori. Vi ringraziamo tanto per il lavoro che fate per noi, perché senza di voi alla fine non sarebbe arrivato così tanto Ma il siamo film. noi che senza di voi Esatto, non vi saremmo amiamo. niente. Grazie per non Ciao. essere tutti andati a vedere solo l'originale, grazie. No, no, no. Io l'ho visto doppiato Bene. perché sono una fan del doppiaggio, i sottotitoli no. Quindi adesso vi saluto, saluto a tutti, chat, grazie per essere stati qui con noi. Ciao. Ci vediamo il prossimo martedì. Ciao ragazzi, grazie ancora. Buona serata. Grazie a te, Ciao. ciao. Ciao.